Buongiorno ragazzi, oggi è giovedì 26 luglio, sono Girelli Giuseppe, siamo alla West Union CrossFit sul canale di Cipher TV. Il lavoro di oggi sarà un primo lavoro di ginnastica che è il Weighted Rig Dip, dove il deficit sarà dato dal peso che utilizzeremo per fare il nostro dip. Come lavoreremo? Lavoreremo dei set da 3 ripetizioni di Weighted Dip, 2 ripetizioni di Weighted, 2 e poi una, fino ad arrivare al massimo peso possibile per i Weighted Dip. In questo caso scaleremo, utilizzerà gli RX o gli Advanced, utilizzeranno più peso possibile per fare il dip, gli intermedi non utilizzeranno peso e faranno le fasi di dip, per i beginner potremo fare dei semplici dip con i piedi e le punte dei piedi appoggiate sui box. Una volta fatto questa fase andremo a fare il lavoro di oggi. Il lavoro di oggi è un AMRAP da 15 minuti. AMRAP as many rep as possible o as many round as possible di 40/30 calorie bike, uomo, donna, 15 toes to bar, 12 front rack reverse lunges, 50 kg uomo, 35 kg donna, 9 strict ring dip. Questo per quanto riguarda gli RX o intermedi, oppure andremo a fare per i beginner sempre 40/30 calorie bike, 15 knee to chest, quindi ginocchia che arrivano più vicino possibile al petto, 12 front rack lunges reverse, però il peso sarà minore, sarà 35 kg uomo e 20 kg donna, 9 deficit push up. Prima di performare questo lavoro andremo a fare una fase di warm up. Il warm up sarà così composto da 15 burpee, 30 secondi in hollow position per scaldare l'addome che ci precede il lavoro dei toes to bar o i knee to rise, 15 reverse lunges with plate, 10 kg uomo, 5 kg donna per 3 round. Durante il WOD andremo a lavorare le cal bike sopra i 300 watt per gli uomini, sopra i 200 watt per le donne, 2/3 set max per il lavoro alla sbarra, unbroken il lavoro a bilanciere e ancora 2/3 set max per gli strict ring dip o i deficit push up. Più round possibili, buon lavoro!